tema della nostra chiacchierata sarà come struccarsi il viso. È una domanda che mi avete fatta alcuni di voi, soprattutto le ragazze che mi seguono su Facebook, e mi avete chiesto come di solito ti strucchi il viso, ti scocci, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dal presupposto che sì, io mi scoccio tantissimo di struccarmi la sera, è davvero per me una cosa terribile, perché puntualmente io ogni sera mi ritiro che ho sonno e pensare che devo andare in bagno, mettere, struccarmi, cioè mi fa passare il sonno ed è per me davvero una cosa noiosissima. Però purtroppo bisogna farla. Noi, se vogliamo preservare la nostra pelle più a lungo, comunque vogliamo migliorarne l'aspetto, dobbiamo tenere cura della pelle, dobbiamo rispettarla, e comunque considerando che passeremo circa 7-8 ore o anche di più per i più fortunati a dormire su un cuscino sotto le coperte a caldo, quindi facendo aprire tutti i pori della pelle con una miriade di schifezze sul viso, è una cosa che fa veramente male. Quindi purtroppo, anche se è una pratica davvero noiosa, dobbiamo avere tanta pazienza e cercare di farlo ogni sera. Io ho la fortuna che, come molti di voi già sanno, non truccando il viso, per me l'importante è dover struccare solo gli occhi e poi un po' d'acqua e il viso va bene così, perché non utilizzo niente sul viso e sono felicissima di non doverlo fare, perché sarebbe per me ancora più noioso. Allora, io come strucco la mia pelle? Ci sono tre modi con cui strucco la pelle. Quando vado davvero 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 di fretta e sono annoiatissima, ci sono le mie migliori amiche salviette struccanti. Adesso ho queste qui della Licia, doppia azione, che hanno un lato con dei micro rilievi che servono a struccare in profondità e l'altro lato liscio, che servono a detergere delicatamente. Di solito quando acquisto delle salviette struccanti, io acquisto sempre quelle per pelli secche e sensibili, perché normalmente ho notato che le salviette sono abbastanza aggressive, o comunque la maggior parte che ho notato mi irritavano il viso, soprattutto quelle che utilizzo io sono anche per gli occhi ovviamente, e mi irritavano molto la zona del contorno occhi, quindi cerco di prendere sempre quelle lì per le pelli sensibili, e con queste mi ci trovo molto molto bene, e le ho pagate circa 2,80 €. Sono 20 salviette e quindi la sera, quando non ho tempo, prendo la mia salvietta, la passo bene bene sul viso, sciacquo con acqua fresca e vado a nanna. Oppure quando non sono così addormentata e ho il tempo di struccarmi un pochino meglio, le alternative sono due: il latte detergente oppure l'olio di mandorle dolci. Con il latte detergente di solito utilizzo questa, la cera di cupra, che è un detergente, latte detergente idratante per pelli giovani. Partendo dal presupposto che io adoro la cera di cupra, mi piace proprio il profumo anche della crema mani, ve l'ho detto già in qualche altro video, e non lo so, è un marchio che mi trasmette fiducia, non lo so, mi piace a pelle. Poi costa anche molto poco, 1,80 €, massimo 2 €, quindi mi piace, la trovo ottima. La metto su un batuffolo di cotone o su un dischetto e la massaggio su tutto il viso. La massaggio per bene, la tengo in posa per circa 2-3 minuti e poi sciacquo il viso. Dopodiché, se ne ho voglia, applico un pochino di tonico, altrimenti acqua fredda e sciacquo, anche se preferisco evitarlo la sera, altrimenti mi sveglio e buonanotte, non si dorme più. Quindi la sera normalmente anche con l'acqua tiepida vado a sciacquare e non fa niente, poi ci penso la mattina ad applicare un po' di tonico. Oppure utilizzo l'olio alle mandorle dolci, che trovo sia un ottimo struccante, quindi per chi è pro ai prodotti naturali, quindi non vuole utilizzare prodotti chimici eccetera,
L'olio e le mandorle dolci è davvero un ottimo alleato. Basta applicarne un pochino sempre sul dischetto di cotone, eccetera, e si va a massaggiare su tutto il viso come un normale struccante. Vi accorgerete, guardando il dischetto di cotone, che strucca davvero benissimo. Dopodiché sciacquate il viso e la pelle rimarrà davvero morbidissima ed è veramente l'ideale soprattutto per chi ha una pelle secca o molto molto delicata. Infatti, vabbè, l'olio alle mandorle dolci viene utilizzato anche per pulire le pelli dei bambini, quindi immaginate, no? E insomma, poi per quanto riguarda come io curo la pelle del viso e come la detergo quando ho veramente tanto tempo, infatti di solito lo faccio solo o il sabato o la domenica, insomma una volta a settimana quando ne ho voglia. In questo periodo in cui sto studiando tantissimo non ne ho proprio voglia, infatti non sto facendo davvero niente e le mie alleate sono sempre e solo queste ultimamente. Insomma, quando ne ho voglia vi lascio il link qui, perché in un altro video vi ho parlato di come io curo la pelle del viso quando ho molto tempo, tutte le cose che faccio. E allora spero di avervi dato delle buone idee, mi raccomando struccatevi sempre prima di andare a dormire e un bacio a tutte, ciao!